degrado. Ho capito, signori, il degrado. Qua quindi è tutto del comune. Sì. No, signor, non lo preoccupare. Allora qua siamo a Campagnano. Di fronte abbiamo le cooperative dove stanno i carabinieri. È vero? Sì. E quindi questa è tutta la proprietà zona del comune, sì. Qua, vero? E come mai c'è sta tutta questa... Ma il ambiente arriva da questa parte, no? Sì, una volta ogni 4 anni, 5 anni. Non è possibile, come arriva ogni 4? Sì, ogni 4 anni e 5 anni. Quindi queste sono cooperative, diciamo... Abbandonate. Abbandonate, però ci abita la gente. Sì, siamo 48 famiglie. In questo stabile qua? Sì. Quante famiglie siete? Signore, alzate un po' la voce. In tutto siamo 48 famiglie. 48, ci sono pure dei bambini, no? Sì, sempre. Sì, bambini tantissimi. Non hanno il parco giochi. Non hanno il parco giochi. Scendono giù a giocare nella spazzatura. Mm. Puzza di fogne. Ma si sente un odore... Sì, di fogne, sì. Di fogne? Sì. E poi sopra ho visto pure dei motorini... Abbandonati, sì. Abbandonati. Sono tutto qua giù. Sì, voglio mandarlo vicino alla cabina telefonica. Sì. No, cabina telefonica, la cabina è l'Enel. Sì. Però voglio dire, no, questo mo è tutta roba. Sì. Cioè, non è che... Dall'esterno, queste vengono a buttare spazzature dall'esterno. Questa è spazzatura dall'esterno, persone che vengono. Cioè, che significa di notte, dall'esterno? Vengono di notte e vengono a buttare qua. Dal di fuori. Poi qua ci sono pure dei motorini abbandonati, sì, è vero? Sì. Questo pure non penso, sono sempre roba della zona. No, sembra abbandonato. Qua. Questa è di chi è questa proprietà qua? È sempre del comune. Questa è proprietà del comune. Sì. Qui di fronte che è la cabina dell'Enel. Sì. E i bambini dove vengono a giocare? Qua in mezzo? Dentro, sì. Perché... Voi siete mamma? Sì, c'è un bambino di 6 anni. Un bambino, un figlio di 6 anni? Sì. Ma all'amministrazione gliel'avete fatto? Lo sanno, perché ogni tanto vengono a vedere. No, ogni tanto fanno, vengono a vedere. Sì, attenzione, non mettete i piedi qua. Orecchie da mercante e se ne vanno. Questi sono addetti al comune di Ischia. Sì. Ecco. Ci avevano promessi dopo le votazioni. Questa è la cabina dell'Enel. Sì. Ci avevano promesso che dopo le votazioni sarebbero venuti. Dopo le votazioni adesso? Sì, di quest'anno. 2017. Sì. Mm. Sarebbero venuti, ci facevano un parco giochi per far giocare i bambini. Mm. Invece che non si è fatto vedere più nessuno. Dopo le elezioni si è fatto vedere più nessuno. Eppure lo sindaco, diciamo, è una persona... insomma responsabile, sensibile. Ci hanno abbandonato, voi per le stesse voci. Li hanno abbandonato, sì, insomma il degrado c'è. Sì. E qui vengono a giocare i bambini. Sì. E non c'è pericolo che si fanno male. Sì, poi sì. Non c'è pericolo, guarda qua, tutto sto vetro per terra. Cioè, però dico pure la gente che abita qua, no? Potrebbe stare un po' più attento. O, detto, cioè, non possiamo dire... qua vengono di notte a buttare la spazzatura. Cioè, quando c'è gente di notte, sì, che non sta nella zona e viene qua a buttare, sì, la spazzatura. Sì. E voi perché non se vedete, perché non li fate scappare? Abbiamo provato un paio di volte. Ma qui nei pressi ci abita pure l'assessore La Sasso, è vero? Sì. Marianna, e lei? Niente. Come niente? Lo vedono, ma non... La Marianna Sasso, cioè sapete di questo... Sì, penso di sì. Lei abita il palazzo un po' più avanti. Sì. Ho capito. Signor, voi che dite? La stessa cosa, se si rende la cosa che ha detto lei. Ecco, questa è la cooperativa, poi sulla sinistra abbiamo... Sulla sinistra, su quella sono dei carabinieri. Sì. E là anche lì, diciamo, c'è. No, lì no. E perché lì no? Perché là c'hanno un custode, invece qua nessuno. Ah, là è chiuso, quella, cioè diciamo c'è tanto di custode, quindi diciamo è più ordinato. Sì, molto ordinato. E beh, pure voi non vi potete organizzare come stanno organizzato loro? O non è così, signori? Mettiamo pure voi la buona volontà. Okay. Ma noi ci proviamo, ma.
Comunque voi vi sentite abbandonati dall'amministrazione del comune di Ischia? Sì, ma più che altro per i bambini. Soprattutto per i bambini, perché poi hai visto dove devono... Non hanno un parco giochi. Non hanno un parco giochi. Scendono giù, rischiano di infettarsi su, cioè giustamente, abbiamo di tagliarsi. Vetro, qua. Non lo so. I figli lo si, potremmo tre se mancò? No, no, i bambini non possono stare sempre in casa. Vado dove? A scuola, alla sera? Sì, alla scuola. Va alla scuola, ho capito. E insomma, pure questa cabina qua in legno è tutta parola, va. Signor, voi vedete qualcosa anche voi? Dice Angelo, ma quello giusto, non tiene una creatura, giusto? Cioè voi non siete mamma? Sì. Ah, voi siete mamma? Auguri, così giovane. Quanti figli avete? Uno. Alzate un po' la voce. E vostro figlio pure viene a giocare qua? No. Ah, io voi abitate in un'altra zona? Sì, però io non lo farò mai scendere qua. No. Perché? Perché fa schifo. E come si deve fare? A chi bisogna? Un aiuto. Da chi? Dall'amministrazione. Sì. Sì. Adesso proviamo a dirglielo anche al sindaco. Il sindaco non ci può aiutare. E il sindaco insomma, cioè deve venire qua, qua bisogna bonificare tutta la zona. Vedete quanti spazi che ci sono? Si andrebbero puliti, è vero. Che ci costa allora a mettere giustrini, un po' di prato? Sì, allora l'amministrazione può mettere i giostrini, un prato, tutto quello che dite voi sta tutto a posto. Poi tocca sempre a noi, sì, società civile, mantenere. Sì, ci vogliono più controllo. Perché ci deve stare sempre il controllo? Perché qua c'è sta pure una massa di tossicodipendenti che hanno se per un altro capo. Ecco, no, la verità. Gente del posto. No, gente anche fuori, andati fuori. Vabbè. Va bene, grazie. Signor, buona giornata. Anche a voi. Alzate un po' la voce. Dite. Non c'è niente da dire, ormai tutto il... Quindi voi vi sentite abbandonati, sì, qua? Sì. Signor, grazie. Grazie anche a voi. Ora proviamo a comunicarlo al sindaco, facciamo sì, questo video, vediamo che ha speranza che si anche muova qualcosa. Anche lui disse che ci aiutava. Ma alla fine... Ancora, cioè dopo le elezioni si sono perso tutto quanto. Non sono venuti nessuno. Dopo le elezioni non sì, sono visto più. Invece durante la campagna elettorale... Sì, giravano, venivano, insomma. Mettevano, facevano, però... Va bene, signor, grazie. Anche a voi. Va bene, grazie.